domenica 21 ottobre e sì, stiamo per uscire finalmente. Oggi giornata di sole, anche se l'aria è molto più fresca rispetto agli altri giorni, e stiamo per andare in centro. Ebbene sì, da quando sono incinta che non ci vado, perché tra il periodo nausea, tra insomma una cosa e l'altra, esami su esami, non c'è stato proprio modo e tempo. Quindi oggi è domenica, Riccardo è a casa di riposo, quindi ci prendiamo una giornatina per noi e ovviamente io vi porto con noi. Ciao a tutti! Siamo arrivati in centro, quindi adesso ci facciamo un giro. Ho visto il negozio Lego qua e c'è tutta la vetrina di Harry Potter, quindi non potevo non fermarmi. Oddio, com'è che si chiama quello lì già che non mi ricordo? Il professore? No, questi qua non è Harry Potter, Ah, ok, no, allora no, non me li eh. Le ricordo i nomi. creature Sì. fantastiche. Guarda che bella. La carrozzina. C'è la carrozzina, la Sì, carrozza. la carrozzina. Oh, le ho rubato la fotocamera, Ma va? la videocamera. Un acquistino Yeah! per Alessandra. Dopo ve lo Adesso facciamo vedere. andiamo a mangiare un boccone. Dove? Da John Toast. Ormai voi lo sapete che Au! ogni volta che noi andiamo in centro andiamo da John Toast. Tanta roba. Ma sì, invece che andare al McDonald's che ha roba poco McDonald's. sana. Vabbè, ok. Poco sana, vero amore? John Il Toast è Mac. meglio. Sì, ma mi sazia di più il Mac. Qui mi dovrei prendere 14 panini. 14 toast. Mentre al Mac, menù. Cosa mi scompigli? Fammi capire. È bello scompigliare lui perché non. No, niente. Mi scompigli i neuroni. Basta, spegni. Detto questo, Spegni. andiamo a mangiare. Come te lo prendi il toast? Non lo so. Dai, Non lo so, un'idea? adesso guardo e mi ispiro. Con le caramelle. Esatto, basta, Con. spegni. Perché ti vergogni? Siamo E arrivati. quindi? Quindi basta. Oh, va bene, quindi basta. Perché Dai inizia a che ci esserci gente. Guardate, guarda. C'è gente e lei si vergogna. Ah, aiuto! Tira, sai com'è? È chiuso, amore. Dai! Fate ciao. Ciao, Torino! Ma magari facciamogli vedere qualcosa di più bello della galleria. Ciao, ciao! Siamo in attesa che suoni quello lì. Suona. Ah, guarda! In diretta. Allora, questo è il mio toast, piccolo, carino, e questo. Dove è finito? Era qui, era qui. E questo, Dirichi. C'è una bomba. Cos'è che c'è già qua? Roast beef? Roast beef, uovo, Cheddar. maionese, cheddar. Uovo, ma insomma. C'è di tutto. C'è di tutto. Io devo crescere. Io vado bene per questo. Benissimo, buono, buono. Quello mega lungo al cioccolato, ma per me è troppo Ero cioccolatoso, sai? tentato, ero Non mi. in dubbio se questo o quello al pistacchio. Se prendevi quello al pistacchio te ne addentavo metà. Però ero. Sono troppo goloso. Se venite a Torino, se siete di Questo Torino, cos'era? Aspetta. macaron. Nocciola e Praline di nocciola. arachidi, ha detto anche. Se venite a Torino, in via, che via è questa, ricordamela?
Piazza Castello. Ok. C'è questo negozio che fa i macaron e sono spettacolari, davvero buonissimi. Il tipo è anche simpatico. Molto. È da provare. Adesso gli vado a dire che abbiamo fatto pubblicità, va? Esatto. Magari ci regala due macaron ancora. Non regala niente, ma resta verde. Ci ho provato. Ti racconto questa piccola cosa. Praticamente il signore, mentre mi spiegava come si doveva mangiare questo sì, come, sì, quel dolce che avete visto prima, che era nella carta lunga, quindi considerate tra virgolette, per intenderci, giusto solo la forma, sembrava un savoiardo. Esatto. Con il cioccolato sopra e quant'altro. E quindi lui prendeva e mi fa tu devi prendere, spingi da dietro e voilà. È solo che Roberta, e voilà, tutto fine, tutto molto sciccoso, no? Io, come un hot dog, cioè proprio la propria, lui ci è rimasto malissimo perché l'ha proprio guardata come un hot dog, che te devo dire, cioè voleva fare tutto il fine, tutto il raffinatone. Sì, era tutto, e io ho rovinato tutto. Beh, in sintesi sono stata molto brutale, tu sei come un hot dog, dai, su, dammi questa cosa. Molto a dire, ma come, mi paragoni la Francia alla America? Esatto, mi paragoni la finezza della Francia con l'America. A me piace più l'America, che devo fare? La Francia è romantica, bella, bellissima, sono due cose totalmente diverse. Però l'America a me piace. Sì. È una cosina da bimba. Oh, che carino, che carino. Andrei più via. Guardate che bello, super rilassante, vero? Yes! C'è il sole, scusate se non mi guardo, è un po' accecato. Eccoci a casa. Sì, mi sono sdraiata un attimo sul letto perché probabilmente ho camminato proprio tanto e quindi un po' di fastidietto alla panciotta. E nel frattempo Ricky è sceso a portare giù Nala. Avremmo tanto voluto portarla con noi, ma lei non sopporta il casino, troppa gente, e soprattutto adesso quando siamo venuti via c'era veramente tantissima gente, c'era da impazzire per noi a fare gli slalom tra una persona e l'altra. Lei sarebbe andata veramente in crisi, quindi l'abbiamo portata fuori prima di uscire, e adesso che siamo tornati Ricky l'ha portata un po' a correre. E io ne approfitto, già che mi sto riprendendo un momentino tra un sorso d'acqua e il cuscino, volevo farvi vedere una cosina carinissima che abbiamo trovato da H&M. Aspettate che ve la mostro. Allora, abbiamo visto un sacco di cose carine, ma niente che ci abbia proprio fatti impazzire da dire la prendo. E quindi abbiamo preso questi calzoncini, guardate che carini, con scritto I love mom e I love dad. Ovviamente sono due paia, però sono molto tentata quando nasce, visto che qua riprende comunque del beige di questo, e il grigio riprende il grigio di quest'altro. Sto pensando di mettergli quando nasce un calzino I love mom e un calzino I love dad, così non facciamo torti a nessuno. Ecco, quando nasce un po' di amore a mamma e un po' di amore a papà. Sono troppo carini. Se siete interessate, queste le trovate, sono due paia, le trovate da H&M e costavano solo 3,99 euro, quindi li abbiamo presi. C'erano un sacco di altre cosine, in realtà ci sono rimasta un po' maluccio perché solitamente da OVS c'è la linea il pulcino o una cosa simile che mi sfugge, che ha tantissime cose. Invece quello del centro mi ha un po' deluso perché aveva un angolino piccolo piccolo per i neonati, avevano veramente poco,
E devo dire che ho trovato molte più cose da H&M, che tra l'altro hanno rifatto in via Roma, l'hanno completamente rifatto ed è molto molto carino. Però insomma, ce la prendiamo con calma, quando vediamo proprio qualcosa che ci fa impazzire lo prendiamo, altrimenti anche perché poi c'è anche Natale, quindi non vogliamo ritrovarci con troppe cose, 0 mesi, che poi appunto magari arriva qualche regalo a Natale, quindi prendiamo proprio le cose che ci fanno impazzire, ecco, non prendiamo a caso, insomma, e quindi questi ci hanno proprio intenerito tantissimo e quindi abbiamo ceduto. Momento struccaggio e nel mentre vi saluto perché non ho più avuto tempo per continuare il vlog, mi ho cenato, insomma, poi è tornato Federico, quindi non ho avuto più tempo di continuare il vlog e ci tenevo a raccontarvi questa cosa che mi ha fatto effetto perché era un po' che non prendevo l'autobus. E una signora appunto sull'autobus mi ha gentilmente detto: vuoi sederti tu? E qui mi sono proprio resa conto che inizia realmente a vedersi la pancina. Poi avevo anche la collana col sonagliino, quindi magari anche per quello. Però appunto anche quando ero in centro notavo proprio che mi guardavano di più, quindi inizia un po' a vedersi, nonostante comunque io oggi abbia messo una maglia di quelle abbastanza larghe. E niente, comunque mi ha fatto piacere, è stata veramente gentile questa signora a farmi sedere, anche perché se era l'andata avrei anche rifiutato, avrei lasciato stare, ma al ritorno ero veramente stanchissima, ero proprio a pezzi, ho camminato tantissimo e niente, quindi è stata una bellissima giornata e spero che questo vlog, seppur non troppo lungo, vi sia piaciuto. E io adesso mi strucco e corro a nanna, anche perché domattina la sveglia è presto perché Federico è da portare a scuola. Mi sta venendo un brufolo qua e non vi dico che dolore, è proprio un punto super delicato. Vabbè. E niente, io ora vi saluto, finisco di struccarmi, vi mando un bacino come sempre silenzioso vista l'ora, e ci vediamo prestissimo con nuovi video.